Il GRAF, Gruppo Accoglienza Famiglia, costituito in modo particolare da persone volontarie, ideato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, nei mesi hanno sopperito, grazie all'aiuto di alcune famiglie nissene, al fabbisogno giornaliero di queste persone costrette a scappare dai bombardamenti nella loro terra da parte dei soldati russi. Nei mesi, dopo il 24 febbraio, l'accoglienza di queste persone ha costituito un peso economico non indifferente alle famiglie ed è per questo che il GRAF ha lanciato il progetto Tandem, ovvero famiglie che aiutano le famiglie che ospitano i rifugiati ucraini. Al momento in città ci sono 20 ucraini in affidamento e il progetto non prevede solo aiuti economici, ma anche la disponibilità, come nell'accompagnare i bambini a scuola o attività extracurriculari. Faccio parte di questo gruppo spontaneo di persone, non è un'associazione costituita, ma un gruppo che si è costituito spontaneamente così, perché in vista dell'emergenza ucraina che si era palesata subito dopo il 24 febbraio, ci siamo chiesti cosa potevamo fare per queste persone che fuggivano dalla guerra, dai bombardamenti dei russi. L'accoglienza di queste persone all'interno delle famiglie ha costituito naturalmente un peso economico naturalmente per le famiglie che accoglievano queste persone. E abbiamo sperimentato questa iniziativa di tandem, cioè di famiglie che aiutano famiglie che accolgono rifugiati ucraini. Quindi un aiuto economico in questo senso, ma anche un aiuto in disponibilità di tempo, sì, magari per accompagnare i bambini a scuola o in attività extrascolastiche. E questo insomma era perché naturalmente ora col passare del tempo la cosa si faceva un po' più pesante dal punto di vista economico e quindi questa era la motivazione che ci ha spinto a lanciare questo appello alla cittadinanza.